Possiamo sicuramente parlare di una vera e propria guerra. Guerra che si è determinata poi specificamente nell'ambito di Scampia Secondigliano. Presentar armi! Onori al viceprefetto di Napoli, dottor Vincenzo De Vivo! Il lavoro è incessante, è continuo, è costante, anche se non è che si faccia debba fare pubblicità, il lavoro è un lavoro in riservatezza e indiscrezione. Massimo, certo non è facile, i risultati si dovranno vedere nel tempo. I grandi guadagni derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti hanno fatto sì che si costituissero dei gruppi che di volta in volta o sono riusciti a trovare fra di loro delle alleanze, quindi si sono costituiti in cartello e quindi sono riusciti a mettersi d'accordo sulla spartizione di questi profitti, oppure ecco, quando è venuto a mancare l'accordo non hanno esitato a scannarsi fra di loro. Uno di voi su ogni mezzo, già avete stabilito in modo che i due che devono venire all'esterno li portate all'esterno e li fate scendere rapidamente, li fate posizionare. Gli altri che devono penetrare all'interno stanno con voi. C'era un collega della squadra investigativa su ogni mezzo in modo che... Le operazioni in corso si chiamano alto impatto. Entriamo all'interno e perquisiamo tutte le abitazioni. I cittadini hanno il diritto di chiedere un intervento forte dello Stato, in questo momento credo che lo Stato lo stia dando. Il capo della polizia e i direttori dello SCOE e della DAC ci hanno conferito 200 uomini per ogni forza di polizia con i quali noi stiamo effettuando controlli straordinari di contrasto alla criminalità tutti i giorni, inclusi festivi. Abbiamo chiesto ed ottenuto, anche mettendo a frutto in un certo qual senso, insomma, valorizzando l'ondata emozionale, l'allarme lanciato dai media circa la situazione di Scampia, mettendola a frutto, dicevo, chiedendo e ottenendo dei rinforzi che abbiamo utilizzato per bloccare completamente queste attività di spaccio nelle principali piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano. E lavorare nel commissario di Scampia è un lavoro di prima linea. In questo 2012, che è ancora lontano dall'essersi concluso, abbiamo su tutta la provincia registrato una cinquantina di omicidi. Data la complessità della struttura.
impedire al 100% che si realizzi lo spaccio. Guarda, ragazzi. Stiamo facendo il blocco delle piazze di spaccio con un presidio permanente sulle 24 ore. Uè, calmati un po', almeno visto 4 ore. Calbio 9 per 21, non li toccare, mettili nella busta senza toccare. Ci sono due tipi di cani per i cinofili, i cani antiesplosivi e i cani antidroga. E noi utilizziamo in queste operazioni sia gli uni che gli altri per la ricerca di armi e per la ricerca di droga. E un mese, un poco più di un mese fa, proprio grazie a uno di questi cani, abbiamo trovato due Kalashnikov, due mitra Kalashnikov in una di queste case abbandonate vuote delle vele. Dai, dai, sì, dai, vai, portalo giù e lo portiamo in ufficio. Vai. Ci sono dei reparti aggregati che vengono da fuori, sia dei reparti prevenzione crimine che dei reparti mobili che vengono da altre città. Capita spesso, signora? Sempre, tutti i giorni a mia figlia, io non lo so. La camorra si impossessava dei palazzi, li trasformava cambiando i cancelli, mettendo pareti, creando delle difese passive per difendere gli spacciatori. Lo spaccio avveniva dietro i cancelli, dietro le pareti, con la violazione della libertà delle persone per bene che abitavano nei palazzi. Oggi questo non avviene più. Noi di questo quartiere, anzi di questo rione principalmente, più del quartiere, siamo contentissimi perché noi eravamo in gabbia. Non potevamo fare nulla, né sostare, né chiacchierare tra di noi, pochi bambini. Invece adesso, da quando hanno mandato via questa piazza di spaccio, è rinato, come dire, è rinato, sì. Lì i bambini non erano da volte, tutta poi zio marito dormiva, non so se si può andare avanti così, io non lo so se si può vivere in queste condizioni, lo so, è zona rossa, però io non lo so. Esercitiamo una pressione continua sul territorio, anche e soprattutto alla ricerca dei latitanti. Facciamo perquisizioni quotidiane in tutti gli edifici del quartiere, a macchia di leopardo, posti di controllo, operazioni a pettine, cioè cerchiamo di effettuare anche perquisizioni per interi blocchi di edificio, come abbiamo fatto ieri per esempio a Miano, come stiamo facendo ora nelle vele. Molti però non riescono a comprare, per cui c'è stato per un periodo, ci siamo resi conto che c'è stata un'amplificazione di alcune piazze di spaccio nei quartieri confinanti, per esempio a Miano, al Parco La Quadra, dove ieri abbiamo fatto un blitz interforze Polizia di Stato e Carabinieri, per esempio a Marianella, per esempio a Melito, nella 219, oppure al Parco Monaco, dove abbiamo fatto numerosi blitz. Al Parco Monaco inizialmente avevano attuato le modalità di spaccio simili a quelle che noi abbiamo combattuto a Scampia, cioè con cancelli chiusi dal di dentro, con la privazione della libertà delle persone per bene. C'è uno spaccio residuo che naturalmente si è amplificato un po' in ragione della chiusura dello spaccio nell'epicentro. La camorra si può vincere perché è un fenomeno umano. Non c'è nessun motivo, nessuna ragione per la quale si debba pensare che sia invincibile. Con il
Ma non sono stanze del buco queste, perché ci abitano. Naturalmente è un lavoro, io lo chiamavo la fatica di Sisifo, cioè è un lavoro continuo, non puoi mai interromperlo, cioè non puoi conseguire un risultato e poi abbandonare il campo, devi conseguire un risultato, poi controllare che questo risultato venga mantenuto, perché la malavita si rigenera, cioè ci sono anche nuove generazioni che subentrano. Spesso i conflitti tra gruppi criminali intervengono proprio a causa degli arresti, perché vengono arrestati i capi. Per esempio attualmente i gruppi criminali che si contendono il territorio sono gestiti da giovani pregiudicati, i quali sono gli eredi dei vecchi capi clan. I gruppi in campo sono su Scampia, in particolare nello specifico gli Abete Abbinante, e da Secondigliano un gruppo detto della Vannella Grassi, che prende il nome, il cui cartello prende il nome da una strada, che sarebbero i Magnetti Petriccione, che sono dei giovani che hanno manifestato le mire espansionistiche sul territorio di Scampia, e da qui è nato il contrasto iniziale. E su questo ci sono indagini serrate della direzione distrettuale antimafia. Finita l'emergenza, perché tutti ci auguriamo che prima o poi questa faida terminerà, lo Stato vi rimetterà nelle condizioni iniziali, quindi comunque con le forze ordinarie. Continueremo? Io penso di sì, perché noi con le forze ordinarie abbiamo chiuso la piazza di spaccio dell'Oasi del Buon Pastore, con le forze ordinarie abbiamo controllato in questi anni, perché da diversi anni che quella piazza di spaccio non veniva riaperta, quindi con le forze ordinarie, ora abbiamo forze straordinarie e le utilizziamo, e quindi ci fa piacere perché riusciamo a presidiare i vecchi luoghi dello spaccio 24 su 24, ma con le forze ordinarie continueremo a fare incessantemente questo lavoro. È un lavoro di tenacia, è un lavoro di perseveranza. Dal primo all'ultimo tu rimani all'esterno e ti stendi in modo da guardare nel sole. Certo. Lo Stato è composto non dagli organi istituzionali, ma dall'insieme dei cittadini. Persone per bene, le persone oneste sono sicuramente molto, ma molto, ma molto più numerose dei delinquenti, per cui è molto più forte numericamente lo Stato, cioè che si compone di tutte le persone per bene, che se unite e convinte a contrastare questi fenomeni possono riuscire ad accantonarli, a metterli da parte, ad eliderli. Pronto? Sì.